Veniamo ad analizzare i reati contro la pubblica amministrazione. Sono reati che sono stati oggetto di diverse modifiche. La prima, nel novembre del 2012, è stata approvata la legge 190, la cosiddetta legge Severino. Trattandosi di un testo compresso, perché si compone di un unico articolo di diversi commi, i quali vanno ad annoverare tutti i settori in cui possono presentarsi fenomeni di tipo corruttivo. Quando andiamo ad analizzare i reati contro la pubblica amministrazione, dobbiamo appunto evidenziare chi è il soggetto attivo del reato, nel senso che la norma penale sottoposta al principio di tipicità e quindi va inteso che l'ordinamento considera reato solo le azioni o le omissioni descritte in ogni singola disposizione. Quindi questo significa che ad ogni articolo del codice penale bisogna indicare chi può commettere questo reato e come deve commetterlo. Nello specifico, quando parliamo di reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo una distinzione fondamentale tra i reati comuni e i reati propri. I reati comuni sono reati che possono essere commessi da chiunque, ovvero da persone che non rivestono una determinata qualifica. Diversamente, i reati propri, come la maggior parte di questi reati contro la pubblica amministrazione, richiedono una qualifica fondamentale. Perché? Perché chiaramente commette un reato di peculato soltanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Sulla base di queste definizioni andiamo a delineare chi sono i pubblici ufficiali e chi è l'incaricato di pubblico servizio. Secondo l'articolo 357 sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, e il secondo comma dell'articolo 357 specifica che pubblica la funzione amministrativa disciplinata dalle norme di diritto pubblico e dai vari atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà delle pubbliche amministrazioni. La differenza fondamentale tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio può rinvenire nel fatto che il pubblico ufficiale è in grado di impegnare verso l'esterno la pubblica amministrazione e di partecipare al processo di formazione della sua volontà, e quindi si tratta di soggetti che normalmente ricoprono una posizione specifica, una posizione apicale. Questo comunque non esclude a priori che anche persone che non occupano i vertici dell'amministrazione possono essere considerati pubblici ufficiali. Pensiamo ai cosiddetti impiegati addetti al controllo del rispetto dei vari titoli abilitativi o all'occupazione del suolo pubblico e quindi di controllare tutti quelli che sono gli atti richiesti da esibizione di verifica del titolo di viaggio. Dopo aver analizzato quali sono le differenze, possiamo passare al bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero bene giuridico tutelato dal reati contro la pubblica amministrazione, sono tutti quei reati che mettono in pericolo appunto il bene giuridico tutelato dall'ordinamento e il bene giuridico di questi reati sono appunto la buona amministrazione della pubblica amministrazione. Adesso possiamo analizzare singolarmente le varie categorie di reati.